un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo proprio accanto al coro del cosiddetto delle stimmate, ovvero del crocifisso delle stimmate di Padre Pio. Quello che accadde quel 20 settembre del 1918, possiamo dire tutto è cominciato da lì, soprattutto per quello che concerne le folle che arrivavano qui. Ecco, come si comportava di fronte alle folle che lo cercavano continuamente? Più volte siamo tornati su questo, su questi episodi, ma è Padre Marcellino Iasenzaniro che lo affronta questo argomento con tanti piccoli aneddoti. Ad esempio con il primo superiore di questo convento, Padre Paolino da Casa Calenda, un giorno come sempre c'era tanta gente nel prato antistante la finestra della cella di Padre Pio e attendeva la sua benedizione. L'attesa si faceva lunga, Padre Paolino un po' impazientito entra nella cella per rendersi conto di questo ritardo e trovò Padre Pio che piangeva e gli chiese: ma che fai? Perché piangi? Non senti che la gente ti chiama? E Padre Pio rispose: fratello mio, ma non vedi che questa gente invece di andare dal padrone, ovvero padrone in chiesa, da Gesù, viene dal garzone? Ma tale problema interiore a cui si va ad accennare rimase sempre nell'animo di Padre Pio. Ad esempio Padre Onorato Marcucci, che lo ha assistito negli anni 60, rivela che Padre Pio continuava a restare sorpreso, meravigliato del concorso di popolo. Che vengono a fare queste persone? Spesso domandava, quasi confuso, e Padre Onorato gli faceva osservare: padre, vengono per confessarsi e per chiedere consiglio. Ma subito Padre Pio ribadiva: ci sono tanti preti nei propri paesi, perché non vanno da loro? Padre Eusebio che è stato a fianco dal 61 al 65 assicura che Padre Pio non sapeva darsi spiegazioni di tutta l'affluenza di gente. Ma che viene a fare questa gente qua? Più di una volta lo ha ribadito. Lo stesso Padre Eusebio però ci offre un motivo di fondo per cui Padre Pio poneva quelle domande. Egli si sentiva del tutto incapace ed impotente per fronteggiare una situazione simile, tanto che una volta disse: se essi potessero soltanto immaginare chi sono io, fuggirebbero. Padre Rosario Dalla Minusa, che ha ricoperto la carica di superiore negli stessi anni in cui vi era qui Padre Eusebio, dal 61 al 65, ha scritto: in tutta quella gente che veniva da lui, egli vedeva solo la responsabilità di sacerdote, mai un minimo segno di vana compiacenza o di superbia. E ancora, padre Tarcisio Zullo, una volta mi colpì una sua frase: se tornassi a nascere mi farei nuovamente cappuccino, ma sacerdote no. E allora gli dissi: padre spirituale, ma il sacerdote è un altro Cristo. Ed egli: proprio per questo non mi farei sacerdote. Ti pare poco la responsabilità di un sacerdote che assume l'impegno di essere un altro Cristo per le anime?